progetto in sé per sé è proprio quello di riuscire a replicare il controllo naturale da una parte, per cui riuscire a compiere le azioni che io voglio fare con questa mano artificiale, e dall'altra restituire informazione sensoriale, per cui quando io tocco qualcosa di sentire un'informazione, una stimolazione, proprio come avviene nella mano naturale. Quindi per esempio una stimolazione potrebbe essere un sensore che mi dà la temperatura e io capisco se un oggetto è caldo o freddo, oppure noi qua abbiamo un altro tipo di esempio. Sì, qui abbiamo un'interfaccia molto semplice basata su questi vibratori, sì. I vibratori sono quelli dei cellulari, che questi qui per esempio potrebbero essere applicati sul moncone di un amputato e possono restituire un'informazione vibrotattile quando ogni qualvolta viene premuto un dito della mano. Allora, si in questo caso io prendo la mia mano robotica e ognuno di questi sensori, nei quali ne abbiamo portati solo tre, ma potrebbero essere uno per ogni dito. Quindi ad ogni dito è associata una di queste pasticche vibranti. Se il pollice entra in contatto con un oggetto, la pasticca vibrante relativa si muove, idem per l'indice, e così da sulla terminazione del braccio che è rimasto, sì, l'idea di quello che stiamo toccando con la, esatto, mano. Più o meno, da un'informazione sostitutiva. Senti, adesso... Dunque, se passiamo a mani per uso in ambito robotico, sono già in commercio, per cui esistono già oggetti di questo tipo. Se pensiamo alla protesi, invece una protesi intuitivamente controllabile e che restituisca informazione sensoriale, allora dobbiamo aspettare ancora alcuni anni. Sbilancio, che dai, quanto tempo? 3-4 anni? Che rispetto alle protesi attuali in commercio, sì, 3-4 anni può essere un buon target. E quanto potrebbe costare un oggetto simile? Dunque, una protesi deve essere accessibile. Certo. Per cui l'obiettivo è riuscire a minimizzare i costi e rendere intorno a, insomma, a migliaia di euro, ma poche migliaia di euro. Poche migliaia di euro, e così potrebbero essere affrontabili, insomma, non dico da tutti, però perlomeno accessibili al grande pubblico. Senti Cristian, vediamo se ce la facciamo. Prendo la mia mano, in questo caso la mano sinistra, che presa consigli per fare una cosa così minuta? Una presa bidigitale, direi. Guarda, è fantastico. Guarda, è incredibile. Eh sì, guarda come lo tiene bene. E poi marino. Tridigitale in, esatto, questo caso. Bravo. Ancora, e fammi fare ancora l'uovo, perché guarda, ogni volta che lo vedo rimango colpito. L'ultima volta, dai. Guarda la delicatezza. Ah, questa volta solo con due dita. La delicatezza con la quale porta l'uovo. Allora, io ringrazio moltissimo Cristian Cipriani e i ricercatori della Scuola Superiore. Il mio supervisore, che è la professoressa Maria Cara Carrozza, che è il coordinatore di questi progetti, e il mio collega ingegnere meccanico Marco Controzzi, senza il quale questa mano non potrebbe esistere. Allora, davvero grazie. E senti, io ti saluterei con una stretta di mano, non va è bene, pericoloso? No, vieni. Non mi stringe, non mi farà male? No, davvero, la stretta è delicatissima. Complimenti Cristian a te, grazie, a tutto il vostro gruppo. Voi fate un lavoro molto importante, avete superato anche tanti ostacoli per mettere a punto questa davvero particolarissima mano robotica, e proprio al superamento degli ostacoli si riferisce l'aforisma di stasera, che è del filosofo francese Blaise Pascal, e recita così: non esistono ostacoli troppo grandi, solo motivazioni troppo piccole. Arrivederci. Fatto l'Istituto Sant'Anna, questo documentario che abbiamo visto è fatto dall'Istituto Sant'Anna di Pisa. Buonasera, benvenuti su Meteo 3, l'anticiclone di origine anticipato, poi la vedremo nelle pagine interne, però sempre sulla prima, la fotonotizia in taglio medio dedicata a Denver, la casa del killer era pronta ad uccidere, esplosioni per disinnescare ordini trappola lasciati dall'autore della strage, e l'America è in lutto. Dunque, e gli artificieri li vediamo qui inquadrati, sono al lavoro per rendere innocui gli esplosivi lasciati in casa, come una trappola dal killer James Holmes, che sarà già interrogato lunedì e che si trova attualmente in carcere.
Andiamo a vedere allora la stampa nelle pagine interne, ecco una pagina diciamo dedicata al governo e alle misure, l'IMU, Roma regina dell'incasso, Torino è terza, boom per le località di vacanza, chiude la graduatoria Elba con 100 abitanti in provincia di Cuneo con 4.507 euro di gettito. Piacenza mai con Parma, la disfida delle province, quindi è nato un dibattito appunto sulla riduzione delle province che dovrebbero diventare una quarantina alle quali si aggiungeranno una decina di città diciamo metropolitane, insomma di grandi città. E ancora nelle pagine interne vediamo la querella sulla voto anticipato, la tentazione della crisi pilotata, Monti fa smentire ma c'era una roadmap, riforme elettorali, impegni UE dei partiti e quindi le urne. Ipotesi giornalistiche, dice Schifani, non me ne innamori, il paese ha bisogno di una guida, l'abbiamo sentito. Poletta, vice segretario del PD, afferma non si può nemmeno pensare di votare senza cambiare la legge elettorale. Poi c'è Gianni Alemanno che interviene su Berlusconi e dice non si presenterà alle elezioni, il sesto tentativo non ci sarà. Così il sindaco di Roma e anche Gasparri dice elezioni in autunno, un'idea sbagliata se nasce solo da uno scontro politico. Ecco, vi dicevo nell'intervista di Casini che è richiamata in prima dalla stampa, un ultimo messaggio ai mercati, legge elettorale subito, il responsabile sfiduciare Monti, se invece c'è una valutazione comune, elezioni possibili in autunno, insomma non esclude questa possibilità. E ancora gli italiani hanno fallito i compiti a casa, hanno fatto scusate i compiti a casa e non possono fare ulteriori sacrifici, questo è un messaggio all'Europa e alla Merkel, e il signore dello spread dice manderemo un segnale approvando il nuovo sistema di voto prima del la pausa estiva. Certo, le elezioni si avvicinano ed è chiaro che tra i partiti emerga qualche nervosismo e sull'esecutivo voglio troppo bene al Presidente del Consiglio per esporlo a candidature intempestive. Un paese in così grande difficoltà può fare a meno della responsabilità di un'area del riformismo socialista. Insomma, comunque c'era stata questa apertura diciamo di Casini che viene ribadita, anche se comunque per quanto riguarda i temi etici dice di non accettare ricatti. E poi c'è diciamo all'interno del Partito Democratico il dibattito che continua, Di Pietro va rottamato come tutti gli altri, così Matteo Renzi, Monti arrivi al 2013 per un bis, si deve candidare, così l'avversario di Bersani, il sindaco di Firenze. Andiamo nelle pagine interne con qualche altro particolare sulla strage di Denver, nella casa trappola del killer, 30 bombe e armi chimiche. Holmes aveva pianificato di colpire gli agenti che sarebbero apposti sul posto, telecamere e robot per disinnescare gli ordini, trovati anche 6.000 proiettili. Insomma, un fortino inespugnabile, le armi si era procurate negli ultimi due mesi ed era riuscito evidentemente a comprarsele in un paese dove questo dibattito comunque è ancora aperto e anche lo stesso Obama insomma, non si è pronunciato in maniera chiara. Vediamo anche i volti dell'assassino, James Holmes a sinistra come appariva sul sito di incontri con i capelli rossi e a destra in una foto precedente, insomma cercava anche avventure sul web. La Repubblica, Monti e Grilli, piano antispeculatori, vediamo appunto le risposte del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Economia alla crisi nell'Eurozona, il governo lavora ad una rete di protezione nel tentativo di assicurare i mercati, caccia investitori stranieri, IMU per i comuni in soldi inferiori del 5%. Ecco, vediamo anche qui Draghi, l'euro non rischia, è pronto di intervenire, il Premier no a crisi pilotata e la foto notizia dedicata a Denver e al lutto dell'America per questa strage. Italia caccia di investitori, dicevo in prima su investitori internazionali, Monti e Grilli tessono la rete anti-spread, contatti per evitare un lunedì nero, conti in ordine, BTP affidabili. Ai paesi del nord un messaggio, il maxi afflusso di capitali può creare bolle immobiliari. E ancora i premier e i ministri dell'economia dicono sarebbe sbagliato chiedere aiuto, la Spagna ci insegna. E c'è l'agenda del professore, la patente, previsioni in tutti i giorni, oggi in Russia, debutto con Putin e il patriarca, il premier vedrà i maggiori clienti italiani che operano a e ancora dalle pagine interne vediamo il dossier dedicato al metodo di conti pubblici, le regioni, il rating di una picchiata, salvo Lombardia e Toscana, il secondo di tutto che inizia il rapporto. È la bocciatura infatti di Standard & Poor's, non riguarda soltanto lo Stato, pochi casi virtuosi, il resto affonda sotto la media del paese, anche perché proposte le prospettive sono comunque negative. Invece Standard & Poor's sostiene il giudizio sulla Sicilia, cioè che sono stati sulla Sicilia.
facendo un esempio di ripresa. Che bello, quanto è unico. Esperimento nuova macchina in tre dimensioni. Come una glifo con gli occhialini si vede in 3D. Servire gli occhi, però qui non sfugge nulla. Saluto. Buongiorno.
Thank you.
Lo scopo è semplicemente far vedere che la Bloghi ha delle peculiarità non mai. Buongiorno. Thank you.
Buongiorno. Provo la macchina. Con quel che ci ho speso. Buongiorno.